Marina De Carneri, Il fallo e la maschera, Mimesis Edizioni, un libro appena pubblicato del 2015. Citiamo dal libro di Marina De Carneri. Nell'immaginario sessuale maschile di oggi permangono codici di dominazione e di violenza che sono ufficialmente disconosciuti dal discorso pubblico. La pornografia, insieme con l'istituto della prostituzione, è il gabinetto segreto in cui gli uomini possono riversare tutti i desideri e i sentimenti di carattere sadico, che non sono stati ufficialmente approvati dalla morale. La divisione del libido in attiva e passiva e l'attribuzione del polo attivo alla parte maschile serve a manifestare, erotizzare e giustificare la divisione sociale tra chi ha potere e chi non ce l'ha. Peraltro, tale divisione è sempre legittimata da teorie anatomiche, genetiche o biologiche. Mentre le idee di uguaglianza e di reciprocità si sono gradualmente fatte strada in molti ambiti, nella dimensione sessuale si vuol far credere che debba per forza esistere una parte attiva e una passiva. Si pensa che i ruoli sessuali siano opposti e che si possano al massimo invertire, ma non cambiare, e che una persona che si senta troppo attiva o troppo passiva rispetto alle qualità attribuite al sesso biologico debba identificarsi anche con interventi chirurgici con il sesso opposto. Non si è ancora sufficientemente compreso che la differenza sessuale è un effetto della gerarchia sociale. Questo è un passo del fallo e la maschera, il manifesto intellettuale della ricerca di Marina De Carneri, psicanalista, filosofa, femminista. La sua formazione anche americana, che le ha valso un dottorato in filosofia, è il pretesto di una libertà di ricerca inusuale in Italia e non solo, non attenendosi agli schieramenti impliciti delle analisi psicanalitiche, filosofiche e femministe. Il suo percorso inedito di elaborazione pone in modo chiaro, anche alle non addette e ai non addetti ai lavori, il palinsesto e l'analisi della questione posta dal primato del fallo, dalla società patriarcale alla psicanalisi patriarcale, alla sessualità attenta ai protocolli patriarcali. C'è la vita originaria quando la mortificazione fallica è articolata e dissipata come un fantasma inaccettabile e il fare, la sessualità, rimane una questione di pragma. Nessuna logica della politica, nessuna logica pragmatica e quindi nemmeno i detentori o le detentrici di questa presunta logica. I motivi del fare non stanno in una logica fondamentale e tantomeno in un fantasma fondamentale. E questa la ragione anche di perché Marina De Carneri non creda alla struttura immanente che emerge nel discorso di Freud e in particolare in quello di Lacan. La struttura è linguistica, in atto, e nulla le preesiste, non è preesistente, non è prelinguistica, quindi nulla e nessuno
può normare l'atto, l'atto che possiamo anche dire sessuale. L'approccio di Marina De Carneri non è soltanto di esegesi femminista della questione del primato o del fallo nella psicanalisi, ma coinvolge altri registri di ricerca come quelli della storia, dell'antropologia, della sociologia, e quindi non fa dell'analisi qualcosa che risulti isolabile e immobile nel transfer sul lettino, e la sua altra faccia di questo transfer è nella cultura, nella società, e quindi richiede un'altra analisi, quella che offre appunto l'autrice, e anche richiede un'altra politica del fare. Non è un caso che nell'ambito femminista si parli di politica delle donne come irriducibile alla politica degli uomini, e occorrerebbe distinguere qui tra politica del fallo e politica del fare, distinguere anche tra erotismo e sessualità. Un altro passo del libro: il fatto che innegabilmente il patriarcato sia un gioco per soli uomini non autorizza a dire che le donne vivano nella terra dell'indeterminazione simbolica spacciata come libertà. Poiché le donne non compaiono come giocatrici in questo gioco, ma solo come oggetti del contendere, e quindi come supporto esterno al sistema, esse sono costrette a vivere nello sforzo costante di limitare i danni creati dalla loro condizione di escluse e a trovare per se stesse la migliore forma di adattamento possibile al loro ruolo subordinato. Questo le ha rese spesso più realiste del re, dato che mentre la relazione tra uomini è dinamica, ogni maschio dominato può ambire a diventare dominatore, le donne possono solo aspirare al discutibile privilegio di riuscire a fare da complemento al dominatore di turno invece che al dominato. È chiaro che non è facoltà della sola psicanalisi cambiare da sola il gioco del fallo, ma è certamente responsabilità della psicanalisi non far figurare questo gioco come l'unico possibile, perché nulla è reputato esistere al di fuori di esso se non un godimento materno folle, sregolato e mortifero. La ricerca psicanalitica, nei suoi momenti migliori, ha messo in luce un fantasma maschile prendendolo per realtà. Bisogna andare oltre la psicanalisi dei padri. Certamente il confronto importante nel fallo e la maschera è quello con l'elaborazione psicanalitica, da Freud a Lacan, della questione donna. Replay ancora, tutta per aria la sintassi. Certamente il confronto importante nel fallo e la maschera è quello con l'elaborazione psicanalitica, da Freud a Lacan, della questione donna, annotando appunto che non è solo questione di questo che si tratta, ovvero che la partita ha un altrove rispetto all'apertura del dibattito e che ci siano delle trasformazioni rispetto a questo teorizzare, perché tocca anche l'asservimento delle psicanaliste alle teorie freudiane e lacaniane della sessualità femminile, quanto all'asservimento degli psicanalisti è compatto e completo, ovvero è un'altra politica e un'altra psicanalisi e un'altra vita
che spetta a ciascuno, a ciascuna, leggendo questo testo, che diverrà un classico non solo del pensiero femminista. Non confrontarsi con questo testo vale a mancare completamente la questione donna, come questione intellettuale, come questione di vita. La politica standard è sempre un fallimento in azione ed è descritta in dettaglio. Le sorti dei sessi sono inevitabilmente intrecciate e la legge della sessuazione è caduta duramente sulle donne perché gli uomini hanno creato la femminilità come oggi la conosciamo, a partire dal momento in cui hanno assoggettato la classe delle donne. La presa di coscienza dell'iniquità della legge della differenza sessuale come prodotto storico del sistema di oppressione patriarcale è stata la conquista del movimento femminista. Tuttavia, questa nuova consapevolezza ha trovato anche poche interlocutrici tra le donne e anche meno tra gli uomini e corre costantemente il rischio, purtroppo anche con l'aiuto della teoria psicanalitica, di essere sommersa dalla feticizzazione dilagante. In particolare non è presa in considerazione la dimensione inconscia, l'inconscio stesso, la logica particolare a ciascuna, a ciascuno. Abbiamo notato in vari interventi e scritti come la sessualità non sia né maschile né femminile e in tal senso è molto interessante la notazione, no? Che gli uomini hanno creato la femminilità, no? L'enigma donna non si risolve nella femminilità e quindi come non solo la sessualità non sia né maschile né femminile, né eterosessuale né omosessuale e quindi di come sia già viziato un dibattito che rimanga all'interno di queste coppie ritenute oppositive. Se la sessualità femminile deve trovare un altro statuto, è ancora interna al primato del fallo, perché la sessualità non fallica è la politica del fare. La sessualità è il fare. L'aspetto dell'industria delle cose, parlando, sognando, facendo, i dispositivi della ricerca e dell'intrapresa, che non necessariamente deve rispondere a quel che socialmente si chiama impresa. L'impresa non è l'impresa sociale e neanche personale, l'impresa è l'impresa del tempo e in questo ciascuna e ciascuno è emula del tempo, senza soggetto, senza soggettivazione né assoggettamento. Non è che ci sia il soggetto dell'impresa e neppure che ci sia chi è dispensato o escluso dall'impresa. Non c'è confisca dell'impresa come nel patriarcato né primato del fallo che la riservi agli uomini e la neghi alle donne. Anche nell'Occidente disforico le donne sono rare alla direzione delle imprese e questo è solo l'altra faccia dell'euforia manifesta dell'Oriente nel negare le donne. La fantasmatica non è l'originario, proprio in quanto fantasma non arriva mai a soppiantarlo. Il fantasma non agisce,
non si realizza. E ancora di più quello che si chiama realizzazione del fantasma volge nel contrappasso, nel contropiede e nel contraccolpo. Spesso si realizza in formula invertita. Uno cerca il piacere e realizza il dispiacere, eccetera. L'ipotesi positiva si realizza sempre o quasi nel suo rovescio. Queste fantasmatiche, di cui fa parte la fantasmatica del fallo anche, vanno articolate e dissolte sino a cogliere la posta in gioco per ciascuno. Come divenire qualità, non come divenire donna, come hanno insistito gli psicanalisti al seguito di Freud, e anche Simone de Beauvoir si era posta questa questione, come divenire donna. Forse l'unico a prendere sul serio questo enunciato paradossale è stato Daniel Paul Schreiber, con la sua Metamorfosi nella donna, donna che mancherebbe a Dio per generare un'umanità di piccoli Schreiber. Non peraltro funzionerebbe un come divenire uomo per un presunto parallelismo tra fallo e pene dato per implicito e funzionante. Certo, l'analisi di Marina De Carneri, molto dettagliata, della struttura fantasmatica che impera come fallica, è precisa, interessante. E qua e là abbiamo letto i testi del dibattito a cui fa riferimento, in particolare anche quelli di Luz Irigaray. Forse e più rispetto alla radicalizzazione di Lacan del primato del fallo in Freud, in cui tra l'altro interviene due sole volte il termine primato del fallo, in due note aggiunte verso il 1925 degli scritti precedenti che hanno avuto un'ulteriore elaborazione e stampa. Ed è appunto rispetto a questa radicalizzazione di Freud fatta da Lacan che interviene Marina De Carneri nel suo libro. L'incontro più serrato è con Lacan, perché è andato oltre Freud a partire dal suo primato del fallo. Per dir così, sappiamo com'è che se la cava Lacan, se la cava con filosofia, ovvero con la logica aristotelica, senza che il quantificatore universale e il quantificatore esistenziale vengano analizzati. C'è la nozione di incognita, di X, che sarebbe ben da esplorare. Tra l'altro, poi, c'è una matematica e una geometria che sorgono da questi aspetti della radicalizzazione, della formalizzazione del primato del fallo da parte di Lacan, e matematica e geometria che sfociano proprio in formule algebriche, le formule con le piccole lettere, e formule alle quali ricorre Lacan, forse scommettendo sulla trasmissione per formule, appunto, secondo il modello della fisica, secondo Galileo, per il quale il libro del mondo è scritto in caratteri matematici. L'approccio culturalista, che è anche quello
della Karen Horney, nelle prime obiezioni che fece a Freud sulla sessualità femminile, è quello appunto di dire che il primato del fallo è il risultato di una acculturazione di millenni. Marina De Carneri, l'abbiamo citato, scrive che la differenza sessuale è l'effetto della gerarchia sociale, mentre invece per Freud e poi per Lacan riguarderebbe l'inconscio, che non ha nulla di collettivo, né di sociale o di politico. Si potrebbe rispondere appunto che occorre l'attraversamento di queste idee che sono le fantasmatiche. Quindi Marina De Carneri smonta la costruzione freudiana del primato del fallo e del modo in cui si svilupperebbe la sessualità femminile, con riferimenti continui a altri contributi di altre ricercatrici e di altri ricercatori, e fa cogliere come si tratti di una costruzione sociale che implica la subordinazione della donna. Un aspetto particolare è dato dal come l'acculturazione del primato del fallo richieda un intervento a ogni livello, in ogni strato sociale. È l'aspetto normativo che vorremmo sfiorare. Il primato del fallo è usato in modo normativo, e dalla psicanalisi stessa intendo, laddove la psicanalisi apre una breccia nel discorso occidentale e lo dissipa in alcuni suoi aspetti, mantiene invece il discorso occidentale per quanto riguarda la questione donna. E sarebbe da valutare anche per quanto riguarda la questione ebraica. Quando la psicanalisi diventa normativa, quando c'è la pretesa di normare lo statuto della donna, il desiderio, la sessualità, ciascun dettaglio dell'esperienza, questo avviene in assenza di legge, in assenza di etica e in assenza di clinica. E si tratta allora di cosa? Di psicoterapia, di psicopompi, di iatropsicofanti, di conduzione delle anime, belle o meno belle che siano. Conduzione che diventa proprio delle donne al mercato come merci in Marx. Non solo l'elaborazione dell'impianto fantasmatico del fallo da parte di Marina De Carneri è un contributo alla soddisfazione intellettuale, non solo l'elaborazione dell'impianto fantasmatico del fallo da parte di Marina De Carneri è un contributo alla soddisfazione intellettuale, è un contributo preciso che può essere ripreso nel dibattito e deve essere, diciamo, assolutamente ripreso dal dibattito femminista, dal dibattito psicanalitico, dal dibattito civile e politico. Non riguarda solo la psicanalisi, non è una diatriba all'interno della psicanalisi intorno alla presunta sessualità femminile, che è uno dei modi del business della psicanalisi ridotta a psicoterapia, tra l'altro. Non riguarda quindi solo la psicanalisi, in modo che ciascuna, ancora prima che ciascuno, possa reperire gli strumenti per dissipare quel che il primato del fallo pone dinanzi, scaglia letteralmente contro la vita. Questo contributo è
introvabile nei testi intorno alla sessualità femminile, che dovremmo dire Dio sa quanti ne abbiamo letti, grazie. Occorre ricordare che dopo gli scritti intorno al 1930 sulla sessualità femminile da parte di Freud, Lacan in un testo di qualche anno precedente, 1960, quando poi si svolgerà il congresso, dal titolo Colloquio internazionale di psicanalisi, dal 5 al 9 settembre del 1960 nell'Università Municipale di Amsterdam. Negli scritti di Lacan c'è un testo appunto che è propositi direttivi per un congresso sulla sessualità femminile. E da allora appunto il business di questa questione è cresciuto in modo esponenziale e in modo per psicanalitico di tenere in subordinazione le donne. È ripreso nel testo di Marina De Carneri il dettaglio che si trova sia in Freud che in Lacan, 40 anni dopo, delle donne che non sanno che cosa provano, non sanno che cosa dicono. Lacan afferma che questa, tra l'altro, è la differenza tra lui e le donne psicanaliste, che non hanno fatto avanzare la questione della sessualità femminile. Per Freud la questione è meno chiusa, affermando che per la psicologia, non lo dice di sé, per la psicologia la donna è un dark continent. La Vulgata psicanalitica stessa attribuisce a Freud quello che lui attribuisce alla psicologia. La sua, come l'ha chiamata, è una metapsicologia, c'è qualcosa che va al di là della psicologia proprio perché l'inconscio è irriducibile allo psichismo. La battaglia nell'ambito della psicanalisi, così ridotta a psicoterapia da non sembrare neanche una posta in gioco, è quella di indicare come sia inaccettabile il freudismo e il lacanismo intorno alla questione del primato del fallo. Restituire il testo di Freud e di Lacan vale anche a dissipare il loro fallo-logocentrismo. Le obiezioni al primato del fallo vengono dagli psicanalisti attribuite a una fantasmatica isterica e con questo il presunto problema interno alla psicanalisi è dato come risolto, e questo è accaduto anche con le obiezioni di Ellen Deutsch e di Luz Irigaray. L'isteria rimarrebbe interna all'autostrada del senso, ossia alla significazione fallica, secondo Lacan l'unica significazione che c'è. Arriva a creare un mito che è quello dell'intrusione del significante nello psichismo, eppure non c'è questa intrusione, come non c'è lo psichismo, che poi diventerà anche iscrizione del nome del padre nel simbolico. E non c'è neanche appunto lo psichismo nel senso che la psiche è semmai la scena dove vanno le cose senza intrusione. Non ci sono intrusioni sulla scena, c'è combinazione tra il corpo e la scena. Non irrompe il corpo nella scena, non si intrude.
il corpo in gloria, non è il corpo intruso nella scena. Il dualismo psicofisico, che in Cartesio è un aggiornamento di Aristotele, è la rottura dell'intero, l'attribuzione del tempo alla relazione, all'apertura. E questo darebbe l'uno diviso in due, il due come somma di due, uno, dal soggetto diviso di Lacan al soggetto diviso di Ronald Lange. C'è nel testo di Marina De Carneri anche una definizione dell'isteria proprio come un'obiezione al primato del fallo. Non è il caso di fare l'obiettore o l'obiettrice tutta la vita. L'obiezione richiede non il rifiuto del primato o la lotta contro il primato, bensì la non accettazione intellettuale assoluta del primato del fallo. E questa è una inappetenza per qualsiasi lusinga del primato del fallo, anche per qualsiasi facilitazione nella presunta scalata sociale, nei presunti vantaggi secondari, fossero anche quelli di carriera nell'ambito di qualsiasi gerarchia sociale, dall'insegnamento pubblico alle micro gerarchie sociali dei centri di orientamento psicanalitico per qualsiasi disturbo presunto personale o sociale. Le obiezioni poste a Freud e a Lacan intorno alla sessualità femminile da parte delle psicanaliste e poi da parte di intellettuali femministe o di altra formazione richiedono un'altra elaborazione, come quella appunto offerta da Marina De Carneri, in cui il fallo è un fantasma, è una copia impossibile della vita, tentativo di padronanza sempre fallito. Anche nei contrappassi dello stupro e delle guerre. Il fallo è la maschera? Il fallo è la mascherata maschile universale. E così la mascherata della femminilità che Joan Rivière trova nel caso di una donna fornisce a Marina De Carneri la materia linguistica per l'indagine del fallo, senza più nessuna tentazione sostanzialista e mentalista, ovvero senza algebra e senza geometria, senza immaginazione e credenza nella magia e nell'ipnosi, appannaggio tra l'altro delle oltre 400 forme di psicoterapia. È l'occasione di ribadire come la psicanalisi non ha nulla da spartire con le psicoterapie. Tra i vari percorsi laterali di lettura, è un palinsesto il libro, andrebbe ripreso in un articolo di più ampia dimensione. Ebbene, tra i vari percorsi di lettura è molto interessante anche la ripresa che fa Marina De Carneri dell'approccio di Lacan alla cibernetica. Ed è il modo per l'autrice di rendere conto dell'inconscio lacaniano, che funzionerebbe come una macchina di Alan Turing,
che è alla base dell'invenzione dei computer moderni. Dopo, tra l'altro, una prima formulazione di un programma informatico da parte di Ada Lovelace nel 1843, non a caso una questione ripresa solo dal dibattito femminista. Che l'inconscio lacaniano funzioni come un nastro infinito che può scorrere nei due sensi e ricevere un'iscrizione di uno e di spazi vuoti, ossia di zero, indica dove si situi l'inghippo della topologia dell'ultima parte dell'insegnamento di Lacan, che ha cercato questa via topologica per uscirsene da quell'ordine rotatorio che tanto lo scassava. Il nastro di Alan Turing all'infinito è un cerchio, come ha insegnato nel XVI secolo Girard Desargues. Ecco perché Lacan chiama catena la serie dei significanti, è una catena chiusa all'infinito, che è potenziale nella logica di Lacan. L'elaborazione che Marina De Carneri fa dell'inconscio di Lacan tocca vari aspetti della sua opera, anche quello che riguarda la logica del significante in tutto il suo fallicismo. La citazione che abbiamo fatto di Lacan, il fallocentrismo è dovuto all'intrusione del significante nello psichismo, questa è la pezza d'appoggio a tutta la costruzione, e quindi e non alla mentalità forgiata in secoli di acculturazione della donna in posizione subordinata rispetto all'uomo. Il linguaggio per Lacan è fallico, l'intrusione del significante nello psichismo è proprio una penetrazione. Marina De Carneri riporta queste presunte note strutturali alla loro fantasmaticità, no? È un fantasma maschile, no? Quindi oltre l'immaginazione e la credenza, in un fantasma maschile spacciato per realtà. E questa, di Marina De Carneri, non è più la psicanalisi dei padri. Questione di psicanalisi originaria, senza più debiti, verso chi cerca di erigere sistemi di padroni e di schiavi.